Lascia una certa amarezza leggere le parole del sindaco di Silvia Andrea Scordella sia per i contenuti che per i toni usati, dai quali emerge un certo nervosismo che di certo non ha a che fare con l'area marina protetta e con il suo statuto. Sono le parole usate dal sindaco di Pineto Robert Verrocchio in risposta alle dichiarazioni del collega Scordella, che aveva annunciato l'idea di indire un referendum per valutare l'uscita di Silvi dall'AMP. Questo a seguito, secondo il primo cittadino Silvarolo, della volontà di modificare lo statuto del parco da parte di Pineto, modifica che secondo Scordella andrebbe a penalizzare Silvi. La seduta ultima a cui ci si riferisce non ha riguardato lo statuto, ha riguardato la nomina di un revisore che circa 2 anni fa ha provveduto a nominare lui, ad indicare, diciamo, come comune di Silvi. Sì, ho approfittato della seduta per ricordare al sindaco e ai soci che è importante al più presto aggiornare lo statuto, almeno vi sono particolari, diciamo, stravolgimenti tali da far preoccupare il territorio, o almeno noi non siamo preoccupati, credo che i cittadini e gli operatori sono contenti di avere un'area marina sul territorio, ma io credo che anche a Silvi lo siano. Ovviamente il lavoro fatto è tanto e il lavoro da fare è ancora tanto, però insomma auspico che il sindaco possa tornare ad un momento anche di, come dire, di tranquillità e continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto, insomma. Quindi l'invito comunque al sindaco Scordella di sedersi intorno a un tavolo e trovare una quadra. Ma sì, diciamo che non ci sarebbe neanche bisogno perché per quanto mi riguarda il parco sta lavorando, lo ha ricordato anche lui, quindi non vedo grossi problemi, ci sono risultati importanti. Tra l'altro il parco non è un bene solo per il territorio nostro, quindi il comune di Pineto e il comune di Silvi, ma credo che sia un bene per l'intera regione. Io credo che sia un momento e passerà, dai. Sicuramente torneremo a lavorare per il bene della comunità.